Gesù si è fatto peccato per noi. Non ha peccato, si è fatto peccato. E quando noi guardiamo il crocifisso, pensiamo, Signore, che soffre, tutto quello è bello. Ma ci fermiamo prima di arrivare al centro di quella verità. Ti sei fatto peccato. Ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Dobbiamo abituarci a guardare il crocifisso su questa luce che è la più vera, è la luce della redenzione.